le news di Gilda TV, concorso docenti. Si è conclusa la fase degli iscritti del concorso docenti, oltre 165.000 partecipanti, con un tasso medio di presenza che ha sfiorato il 77%. Non si è mai ricorso a prove di riserva, anche se ci sono state delle denunce di irregolarità per falle al sistema di sicurezza ideato da Cimica e mancanza di prove suppletive per le docenti prossime al parto. Le prove orali, assicura il MIUR, termineranno entro la fine di luglio. Mobilità 2016. Hanno sfiorato quota 100.000 le domande presentate dagli insegnanti per cambiare provincia. Il sottosegretario Davide Faraone ha affermato che il governo si impegnerà a ridurre al minimo i disagi connessi a tali operazioni. La buona scuola parte seconda. La prima parte è finita come sappiamo. Il piano assunzionale è stato portato al termine. Adesso comincia la seconda parte. Tutti i docenti con il piano di mobilità raggiungeranno le loro sedi definitive e avremo la novità che dall'inizio del prossimo anno tutti i vari docenti saranno assegnati secondo la scelta del dirigente scolastico. Lo ha affermato il dottor Luciano Chiappetta, capo dipartimento al MIUR, a un seminario a Pestum sul nuovo ordinamento della Repubblica. Che dall'inizio del prossimo anno tutti i vari docenti saranno assegnati alle scuole secondo la scelta fatta dal dirigente scolastico sulla base dei curricula che i docenti hanno indicato. Questo è il prossimo passaggio, quello diciamo più critico, perché è una novità assoluta della legge, cioè non si va più a scuola secondo l'ordine di graduatoria, ma si ottiene il posto di lavoro o si ottiene un ambito secondo le esigenze di famiglia e di punteggio, ma la scuola proprio specifica in cui si va a insegnare poi non è più scelta dall'interessato, ma è scelta da parte dell'istituzione scolastica rappresentata dal dirigente. Esame di terza media. Anche quest'anno, all'esame di terza media, gli alunni dovranno affrontare la prova nazionale predisposta dall'Invalsi. Ma serve davvero questa prova? Il punto di Reginaldo Palermo. Mancano una decina di giorni alle prove conclusive dell'esame di Stato del primo ciclo di istruzione e, come accade da qualche anno a questa parte, non mancano le polemiche sulla cosiddetta prova nazionale predisposta dall'Invalsi. A creare perplessità è soprattutto il fatto che il punteggio dei test debba fare media con tutto il resto, e cioè sia con le restanti prove d'esame, sia con gli esiti scolastici dell'anno in corso. Può così accadere che ragazzi con brillanti trascorsi scolastici concludano il loro percorso con un punteggio non eccellente a causa di una defaillance proprio dell'ultimo momento. Non a caso, fino ad alcuni anni fa, le scuole erano libere di tenere conto o meno dei risultati dei test per definire la votazione finale complessiva da attribuire a ciascun alunno. È pur vero che quello di terza media è un esame di Stato ed è anche ragionevole e comprensibile che i criteri di valutazione siano uniformi a livello nazionale. Forse però si potrebbe pensare ad un meccanismo che garantisca che gli esiti della prova Invalsi servano a migliorare il punteggio in ingresso, ma non certamente a peggiorarlo. Ma ormai quest'anno le regole sono queste e se ne potrà quindi parlare per il futuro. Stipendi docenti francesi. I docenti francesi hanno ottenuto un aumento medio lordo di 1.400 euro basati su valutazioni progressive a cui si dovranno sottoporre di fronte ad ispettori ministeriali e dirigenti. In Italia gli stipendi degli insegnanti restano tra i più bassi d'Europa a causa del contratto bloccato da anni. Cura degli alunni disabili. I collaboratori scolastici che non ottemperano all'obbligo contrattuale di curare l'igiene degli alunni disabili o non in grado di provvedere in modo autonomo possono essere condannati per il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Il caso, accaduto in Sicilia, è arrivato in Cassazione e ha messo la parola fine alla vicenda con la condanna definitiva di alcuni collaboratori scolastici che si erano rifiutati di provvedere all'igiene degli alunni non autonomi. Progetto Università. I dati OCSE riferiscono che l'Italia è tra i paesi europei con la tassazione universitaria più alta e il numero di laureati più bassi. L'onorevole Gallo del Movimento 5 Stelle ha presentato in Parlamento una proposta di legge che prevede la diminuzione della tassa di iscrizione all'università, l'istituzione di una no-tax area per garantire l'iscrizione gratuita agli studenti al di sotto di un determinato reddito ed un limite massimo di tassazione totale per ogni ateneo. Referendum. Prosegue in tutta Italia la raccolta firme promossa dalla Gilda degli insegnanti con gli altri sindacati e associazioni di categoria per il referendum abrogativo dei quattro punti centrali della legge 107.
si può firmare nei numerosi punti di raccolta distribuiti in tante città presso le sedi comunali e sindacali. Maturità 2016, benedizione delle penne. Numerose polemiche per l'inusuale iniziativa del dirigente scolastico del liceo Iomelli di Aversa in provincia di Caserta, che con una circolare ufficiale ai maturandi ha annunciato un momento di preghiera in preparazione dell'esame di Stato. Nel corso della riunione è stata celebrata la cerimonia delle benedizioni delle penne, strumento principale delle prove scritte d'esame. Per questa settimana è tutto, vi aspettiamo alle prossime news e intanto vi ricordiamo che potete rivedere i nostri servizi su gintv.it. Arrivederci, prima che abbiamo.